Partiamo col fare il corpo della nostra Peppa Pig. Iniziamo con l'anello magico, avvolgo il filo intorno al dito, faccio passare l'uncinetto sotto, aggancio il filo e faccio un punto catenella. Sgancio il filo dal dito e nel nostro anello magico andrò a lavorare 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Adesso procedo col chiudere il nostro anello magico. Sgancio l'uncinetto dal lavoro, tiro una delle due fila. State attenti a non disfare il lavoro e chiudo l'anello magico. Il nostro primo giro è completato. Nel secondo giro andremo a lavorare 6 aumenti e ci ritroveremo alla fine del secondo giro con 12 maglie basse. Quindi vado a chiudere con una maglia bassissima, alzo un punto catenella e inizio a lavorare il nostro secondo giro. Nel secondo giro, come ho detto prima, andrò a lavorare 6 aumenti. Alla fine del secondo giro noi ci dovremmo ritrovare con 12 maglie basse. Ho appena finito il mio secondo giro e mi ritrovo con 12 maglie basse. Chiudo con un punto bassissimo e mi alzo con un punto catenella. Proseguo col fare il terzo giro. Nel terzo giro andremo a lavorare una maglia bassa e un aumento. Proseguiremo così per tutto il giro fino ad ottenere 18 maglie basse. Siamo arrivati alla fine del terzo giro, io mi ritrovo con 18 maglie basse, vado a fare un punto bassissimo, mi alzo con un punto catenella, proseguo con il mio quarto giro lavorando 2 maglie basse, 1 e 2, e un aumento. Proseguo così per tutto il giro fino ad ottenere 24 maglie basse. Ho appena finito il mio quarto giro, chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella, proseguo con il mio quinto giro. Nel mio quinto giro andrò a lavorare 3 maglie basse e un aumento. Proseguirò così per tutto il giro fino ad ottenere 30 maglie basse, quindi 1, 2 e 3 maglie basse e un aumento, 1 e 2. Appena finito il mio quinto giro, mi ritrovo alla fine del quinto giro con 30 maglie basse, chiudo con un punto catenella. Con una maglia bassissima, scusate, mi alzo con un punto catenella. Vado a lavorare il mio sesto giro e nel sesto giro lavorerò 4 maglie basse, un aumento. Proseguo così per tutto il giro. Alla fine del giro ci dovremmo ritrovare con 36 maglie basse. Ho appena finito il mio sesto giro, mi ritrovo con 36 maglie basse, vado a farmi il mio punto bassissimo, mi alzo con il punto catenella e proseguo per il settimo giro. Nel settimo giro lavoreremo 5 maglie basse, 1,
2, 3, 4, 5 e un aumento. Proseguiremo così per tutto il giro fino ad ottenere 42 maglie basse. Ho appena finito il mio settimo giro, mi ritrovo con 42 maglie basse, chiudo con una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella e proseguo con l'ottavo giro. Nell'ottavo giro lavoreremo 6 maglie basse e un aumento, quindi sono 3, 4, 5 e 6 e un aumento. 1 e 2. Lavoreremo così per tutto il giro fino ad ottenere 48 maglie basse. Ho appena finito il mio ottavo giro e mi ritrovo con 48 maglie basse. Dal nono, sia il nono giro che il decimo giro lavorerò ancora 48 maglie basse. Sono arrivata alla fine del mio decimo giro, chiudo con un punto bassissimo, mi alzo con un punto catenella e vado a lavorare il mio undicesimo giro. Nell'undicesimo giro faremo 7 maglie basse e un aumento, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vado a lavorare l'aumento. 1 e 2. Procederò così per tutto il giro fino ad ottenere 54 maglie basse. Ho appena finito il mio undicesimo giro, nel quale mi ritrovo con 54 maglie basse. Sia il dodicesimo e il tredicesimo giro andremo a lavorare sempre 54 maglie basse. Allora, appena finito il mio tredicesimo giro, chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Nel quattordicesimo giro andrò a lavorare 7 maglie basse e una diminuzione fino ad ottenere 48 maglie basse. 4, 5, 6 e 7. Adesso vado a fare la diminuzione. Io prendo nella diminuzione, prendo solo un attimo che vi faccio vedere. Prendo mezza maglia anteriore, spero che si veda, e faccio la diminuzione. La faccio così perché si rende meno visibile nella lavorazione. Come potete vedere, si confonde con le altre lavorazioni. Adesso proseguo con il fare ancora 7 maglie basse e una diminuzione. Farò così per tutto il giro fino ad ottenere 48 maglie basse. Allora, appena finito il mio quattordicesimo giro, procedo col fare una maglia bassissima, mi alzo con... Ops, mi è scappato. Mi alzo con un punto catenella
E vado a lavorare il quindicesimo giro. E sia il quindicesimo giro che il sedicesimo giro io lavorerò sempre 48 maglie basse. Sono arrivata alla fine del sedicesimo giro, chiudo con una maglia bassissima, mi vado ad alzare con un punto catenella e vado a lavorare il mio diciassettesimo giro. Nel diciassettesimo giro lavorerò 6 maglie basse e una diminuzione, quindi sono 2, 3, 4, 5. E 6. La diminuzione, eccolo qua. Procederò così per tutto il giro fino ad ottenere 42 maglie basse. Ho appena finito il mio diciassettesimo giro, ho chiuso con una maglia bassissima, mi sono alzata con un punto catenella, proseguo per il diciottesimo giro. Nel diciottesimo giro andrò ancora a lavorare 42 maglie basse. Ho finito il mio diciottesimo giro, chiudo con una maglia bassissima, sperando di non inciampare nel filo. Ok, mi alzo. E che è? Mi alzo con un punto catenella. Vado a lavorare il mio diciannovesimo giro. Nel diciannovesimo giro lavorerò 5 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino ad ottenere 36 maglie basse. Quindi qui ce ne sono già 3. 4, 5 e una diminuzione. Procedo così per tutto il giro fino ad ottenere 36 maglie basse. Appena finito di lavorare il 19° giro e anche il 20° giro, lavoreremo ancora 36 maglie basse. Ho finito il 20° giro, proseguo con il 21° giro. Nel 21° giro lavoreremo 4 maglie basse e una diminuzione per tutto il giro fino ad ottenere 30 maglie basse. Allora sono 4 diminuzioni. Diminuzione. Proseguo così per tutto il giro fino ad ottenere 30 maglie basse. Ho finito il 21° giro e mi ritrovo con 30 maglie basse. Anche il 22° giro lavorerò ancora 30 maglie basse. Sono arrivata alla fine del 22° giro, procedo col 23° giro, quindi faccio una maglia bassissima, mi alzo con un punto catenella e vado a lavorare nel mio 23° giro 3 maglie basse e una diminuzione. Proseguo così per tutto il giro
fino ad ottenere 24 maglie basse, 2, 3, 11. Ho finito il mio 23° giro. Alla fine del giro mi ritrovo con 24 maglie basse. Proseguiamo col 24° giro facendo 2 maglie basse, 2 e una diminuzione. Proseguo così per tutto il giro fino ad ottenere 18 maglie basse. Ho appena finito il mio 24° giro, adesso tiro via il filo, lo blocco e lascio una bella coda lunga perché ci servirà poi per fissarlo alla testa e anche il corpo è fatto. Adesso procediamo con fare le gambine di Peppa Pig. Partiamo dal piede, prendiamo la lana nera, facciamo il nostro anello magico e nell'anello magico andremo a fare 6 maglie basse. E 1, 2, 3. 4, 5 e 6. Adesso procederemo con il chiudere il nostro anello magico. Tiriamo un filo. Ecco qua. Il nostro anello magico, come vedete, è chiuso. Rinfilo l'uncinetto nella maglia e chiudo il nostro primo giro con un punto bassissimo. E mi alzo con un punto catenella. Nel secondo giro lavorerò 6 aumenti. Alla fine del secondo giro noi dovremmo avere 12 maglie basse. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 9 e 10 12. Chiudo con una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Dal terzo giro fino al nono giro noi lavoreremo sempre 12 maglie basse. Siamo arrivati alla fine del nono giro, chiudo con una maglia bassissima. Questa volta non mi alzo col punto catenella perché da questo momento in poi andremo a formare tallone, quindi ho fatto una maglia bassissima, ne faccio ancora un'altra e vado a lavorare nelle seguenti 6 maglie sottostanti, 6 mezze maglie. Quindi una, io le mezze maglie le faccio così, attorciglio una volta il filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nel lavoro, aggancio l'uncinetto nell'esterno, tiro in dentro il filo e faccio passare ancora una volta il filo nelle due anelli che si sono formati e chiudo il lavoro. Quindi adesso sono 2 mezze maglie alte, 3, 4,
e 6 mezze maglie. Nel seguente punto vado a fare una maglia bassissima, cercando di non agganciare il lavoro dietro. Ok, adesso giro il lavoro e lavoro ancora 6 mezze maglie alte, quindi una, ho finito le 6 mezze maglie alte, proseguo con fare una maglia bassissima. Giro il lavoro e procedo con il fare di nuovo 6 mezze maglie alte, quindi una, ogni tanto si inceppa il filo. Cinque e sei. Faccio una maglia bassissima e mi alzo con un punto catenella. Allora, mi sono alzata con un punto catenella, proseguo col fare 4 maglie basse. Quindi una, due, tre e quattro. Adesso nelle 6 maglie mezze alte proseguiremo nel fare ancora 6 punti, 6 maglie basse. Quindi abbiamo fatto 4, 5, 6, 7, 9, 10. Chiudo con una maglia bassissima. Opla. E riparto con la lavorazione in tubolare, cioè in tondo. Come avrete capito, noi in questo momento abbiamo ottenuto 10 maglie basse. Io vi consiglio adesso di prendere la nostra spilla da balia e iniziare ad imbottire.
aiutandoci con qualcosa, poco per volta, cerchiamo di infilare l'imbottitura nel piede. Ecco fatto. Ok. Punto sganciamo e facciamo ancora un giro col filo nero e poi cambieremo colore. Quindi uno. E 10. Adesso inizio a cambiare colore, quindi taglio questo filo, prendo il rosa, io faccio il cambio colore così, lo aggancio qui e vado a chiudermi con una maglia bassissima e mi alzo un punto catenella. Adesso andremo a lavorare col rosa ancora allora andremo a lavorare ancora con rosa 12 giri tenendo sempre 10 maglie, quindi una, due, tre, quattro, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chiudo con una maglia bassissima, mi alzo col punto catenella. Da adesso in poi dovremo sempre tenere 10 maglie per ogni giro. Quindi dal momento in cui si cambia colore lavoreremo ancora 2, 4, 6, 8, 10, ancora 12 giri. Io in precedenza ne avevo preparato una. Eccolo qui come deve risultare la vostra gambina. Procediamo col fare la coda. Allora, per fare la coda lavoreremo 15 catenelle. Vado a fare il cappietto. Ok.
Adesso si lavoreranno 15 catenelle, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Adesso non faremo nient'altro che girare il lavoro e per ogni catenella faremo un aumento, quindi 4, 5 e 6, 7, 10, 11, 12. Come vedete, man mano che noi facciamo gli aumenti, la coda inizia ad arricciarsi, la tipica coda da maialino. 16, allora 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29 e 30. Ok, tiriamo il filo, lasciamo la codina un po' lunga perché poi ci servirà per attaccarlo al corpo. Ed ecco qui, la arricciamo, gli diamo un giro con la mano ed ecco qui la codina della nostra Peppa Pig.